arrivano da ogni parte d'Italia con ogni mezzo, treno, auto, pullman ed accompagnati da genitori, parenti, amici, fidanzati o fidanzate e per tutti una speranza negli occhi e nel cuore, ricoprire quel posto da infermiere. Sono gli oltre 6.700 candidati e 16 posti messi a concorso dall'azienda sanitaria di Teramo che per la seconda volta, la prima nel settembre 2016 quando l'Entre Teramano portò al Palace 6.200 candidati, utilizza l'astronave per le preselezioni. 10 varchi allestiti per far defluire i candidati all'interno della struttura, monitorati e seguiti nelle operazioni da 130 dipendenti dell'ASL arrivati davanti al Palace con 2 pullman. 6.700 candidati sono un piccolo mondo nel mondo, un piccolo esercito nel quale sono tante le facce della medaglia. Per alcuni è la prima volta di un'esperienza simile, per i quali il carico di aspettative è ancora maggiore. Concorso numero? Primo per me, primo concorso, primo. Sì. Lavorate quindi da poco? Sì, da un anno. Da un anno, insomma, tante aspettative immagino. Speriamo, sì. Siete in tanti, eh? Siamo in tanti, peccato che si faccia a Pesaro però, questa è una polemica che devo aggiungere. E chi invece porta nello sguardo la smaliziata espressione di chi ha perso ogni innocente entusiasmo, collezionando anche oltre 15 tentativi. Venite sì. Io da Genova, ma sono originario dell'Abruzzo, della provincia di Pescara. Si prova, insomma, si fa un tentativo. Si prova, anche se in questo caso credo che sia molto più difficile dagli altri, perché passano solo i primi 500. Questo è il concorso numero per lei? Numero tanti, sarà forse il quindicesimo. Il concorso numero? Per me è il terzo. È il terzo, venite da? Dalla Puglia. Insomma, tanta strada. Talento. Sì, tanta strada. Speriamo bene. Per tutti, comunque, navigati o debuttanti frequentatori, l'attesa del test si vince ripassando o conversando per stemperare la tensione. Come si affrontano questi momenti, queste cose? Come li state vivendo? Un po' agitate. Un po' di ansia, vero? Ansia. Sentite preparate? Un po'. Ci si prova perlomeno. Sì. Come mai fino qua? Perché andiamo per tutta Italia alla ricerca di un posto. Il primo concorso? No, già è un anno che provo concorsi un po' ovunque. Questo è il? Quinto. Quinto? A occhio e croce, sì, il quinto. Come infermiere professionale? Sì, come infermiere, esatto. Ma comunque c'è la consapevolezza che ne verrà preso uno su 437 e che questa di oggi non è che una preselezione affidata a una ditta esterna. I candidati hanno a disposizione 40 minuti per rispondere a 30 quesiti a multirisposta e ne resteranno solo 500. Chi passerà il taglio poi dovrà cimentarsi col vero concorso, 2 prove scritte ed una orale per sperare di poter vincere uno dei tanto agoniati 16 posti a disposizione.